il microfono al professor Goggi, che svolge il ruolo del discussant. Prego. Io mi limiterò a cedere la parola al professore, però magari vediamo di aggiungere un elemento ulteriore di riflessione, che potrebbe essere questo. Io ricordo quanto Heidegger, in uno degli ultimi seminari privati che tenne nella prima metà degli anni 70, disse: non si tratta tanto di ritornare a Parmenide, quanto piuttosto di volgersi verso Parmenide. Ora possiamo dire che Heidegger aveva in mente proprio ritornare a Parmenide, ma è interessante quello che dice: non si tratta di ritornare a Parmenide, ma di volgersi verso Parmenide. Allora, cioè volgersi verso quell'inizio sfolgorante della filosofia greca, del primo, degli inizi del pensiero. Ora direi questo, è già emerso anche da quanto è stato detto anche da Alfieri, lo Heidegger al quale si accosta il Parmenide al quale si accosta Heidegger ha ben poco a che fare con il Parmenide di Emanuele Severino, ma se non altro perché, come è stato già detto, per Heidegger gli essenti sono, ma sono fin tanto che sono, e potrebbero non essere, mentre questo poter non essere è proprio quella separazione dell'essere dagli essenti che è ciò che è impossibile che si realizzi. Quindi volgersi verso Parmenide, no, direi ritornare al bivio di Parmenide, alla porta che separa la verità dalla follia, ma anche oltrepassare, cioè portarsi oltre il primo passo che Parmenide pure ha compiuto nella verità, quello che gli ha fatto dire che l'essere è eterno, ma non altrettanto gli essenti. E oltrepassare, portarsi oltre il passo, il grande passo che Parmenide ha compiuto nella follia, quello per cui ha identificato gli essenti col niente. Ecco, allora io con questo richiamo a quel gigante che è Parmenide, del quale forse si potrebbe dire quello che Dante dice di Omero, cioè che sopra gli altri come aquila vola. Ecco, io passo la parola a quell'altro gigante che abbiamo qui, che si chiama Emanuele Severino. Grazie. No, ma la professoressa Testo? No, la... Io. No, parla lei. Ma io sono noiosissimo. Devo parlare qui o lì? Ma insomma, è chiaro il mio imbarazzo... perché devo ringraziare in tantissimi modi tutti coloro che sono intervenuti e che interverranno, perché poi ci sarà anche la professoressa Testoni e altri. Quindi grazie di cuore. Meno male che l'altezza di quello che ho sentito ha sopperito alla non eccessiva simpatia da parte mia per questo Severino di cui si continua a parlare. Comunque, spero di non dimenticare nulla di quanto, o almeno le cose fondamentali di quanto è stato detto. Quanto è stato detto meriterà un'attenzione particolare, che non si può fare qui. E qui avrei voglia di invitare gli illustri colleghi che mi stanno alla destra e alla sinistra a riflettere sul fatto che nelle prime pagine di Sein und Zeit la ricerca è impostata appunto come un cercare. Credo che Heidegger non abbia mai smentito questo concetto.
Ora, quando si cerca qualcosa. In questo caso Heidegger cerca la questione fondamentale, cioè la questione del senso dell'essere. È la fondamentale perché sta prima anche di ogni indagine ulteriore. Ora, è un concetto che più volte ho espresso, però se si parte dal cercare e se si vuol cercare la verità, e per Heidegger la verità del senso dell'essere, cercando se prima della verità. Se si cerca, non si è prima di quella verità che si vuole trovare. Allora dove si è? Si è nella non verità. Ma se si è nella non verità, come sarà mai possibile che la non verità conduca alla verità? Ecco, questa è una domanda che io credo di aver davanti come avente risposta, ma che mi piacerebbe sentire anche dagli illustri colleghi cosa ne pensano. Cioè, è una questione che non si rivolge soltanto ad Heidegger, ma a tutti coloro che incominciano con apparente modestia a cercare per arrivare alla verità, ma proprio per questo collocandosi nella dimensione di quella non verità che non potrà mai, mai condurre alla verità. Ecco, credo che anche Heidegger sia collocato in questa dimensione che è molto più complessa di quanto io adesso così alla buona ho detto. Ma questo vorrebbe dire che dunque se la verità è, e poiché è, allora non è un punto di arrivo, non si arriva alla verità, ma è un punto di partenza. Cioè la verità è l'originariamente manifesto nell'uomo, in ogni uomo, anche nell'uomo che non sa nulla né della verità, né della filosofia, né di tutte queste cose. Il più umile degli uomini ha dinanzi a sé la verità velata da nubi, certo. La seconda considerazione che volevo fare era che non si creda che qui stiamo parlando di cose astratte, perché la filosofia ha portato alla luce i significati di fondo in cui si muove tutto ciò che oggi noi, con cui oggi noi abbiamo a che fare. Se parliamo di economia, di politica, di religione, eccetera, se parliamo di tutte queste categorie del quotidiano, di chi amiamo, di chi odiamo, e tutto questo lo facciamo all'interno di una rete categoriale che è stata la filosofia a portare alla luce. Quindi non si creda che qui si è parlato di cose astratte che stanno nelle nubi. No, si sta parlando di quel concretissimo che, amo dire, è come la matematica. Quanto è astratta la matematica. Ma se la matematica fosse sbagliata, ogni azienda, grande o piccola, andrebbe in fallimento se non rispettasse le regole della matematica.
Direi che le considerazioni del professor Herman, questo è un terzo punto, le considerazioni del professor Herman, gliel'ho detto prima congratulandomi con lui, sono estremamente importanti e chiarificanti. Credo di essere completamente d'accordo sull'itinerario che egli ha tracciato. E mi piacerebbe sapere dal professor Herman cosa ne pensa a proposito, anzi, ne ha accennato nel suo volume importante sui Vorträge, ma cosa ne pensa dell'ultimo Dio di cui parla Heidegger? Che, se non erro, è quel Dio nel quale, al quale Heidegger si riferisce nell'intervista allo Spiegel. C'è, sarà un'intervista a un quotidiano, però c'è. Credo che l'ultimo Dio abbia a che fare con quel Dio di cui nell'intervista allo Spiegel Heidegger dice solo un Dio ci potrà salvare. Allora, il concetto di salvezza è il concetto di una forza che interviene nel mondo e che libera l'uomo e la società da certi gravi danni e inconvenienti. La salvezza è un'opera, è un operare che certamente ha il suo prototipo nella creatività di cui parlava il professor Francesco Alfieri, la creatività del Dio che opera, ma è una creatività anche l'opera salvifica di quel Dio che nell'intervista è quello che solo lui, solo esso potrebbe salvarci. Allora pronuncio una frase che può per un heideggeriano sembrare scandalosa. La tecnica, dice Heidegger, è una imposizione, un gestell che organizza e controlla tutto. Ormai solo un Dio ci può salvare. Mi pare che nell'intervista Heidegger usi la parola retten, retten. Ma non c'è allora, ecco la frase scandalosa per un heideggeriano, il retten non appartiene forse al gestell? Questo è il problema. Che anche questo sarebbe da delibare e da studiare. Guardiamo, poi ha parlato il professor Francesco Alfieri. Mi sono ricordato di ringraziare le autorità. Se non l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Le ringrazio vivissimamente per quanto hanno detto. Ringrazio gli amici dell'Associazione ASES. Dopo riprendo con Heidegger. Ringrazio gli amici dell'Associazione ASES. Ringrazio, mi lasciano dire, in particolare la professoressa Testoni, che merita questo e altri applausi. Ringrazio il professor Goggi che hanno costruito questo convegno. Non sono soltanto costruttori di convegni. Bene, c'era il professor Alfieri, al quale vorrei chiedere, se ci fosse tempo, ma abbiamo 3 giorni di tempo. Adesso chiudo, perché ho già parlato troppo. Vorrei dire, quando scrivo Ritornare a Parmenide, e la base è la struttura originaria, allora Ritornare a Parmenide è una indicazione di qualcosa
implicato dalla struttura originaria del sapere. Ecco, io in Heidegger la struttura originaria del sapere la vedo oscillante, perché Heidegger assume come metodo il metodo fenomenologico, ma anche al grande Husserl potremmo dire: ma perché quello che appare non può essere negato? Ecco, anche questo è un grosso problema, perché credo che Heidegger non abbia mai smentito il metodo fenomenologico. Ma allora il metodo fenomenologico del grande Husserl diventa la fede nell'innegabilità di ciò che appare. Ma è una fede. E la filosofia può accontentarsi della fede? Qui arriviamo al tema della fede che il professor Alfieri ha delineato, mi pare mostrando la contraddizione che c'è tra la fede nel diventare altro, nel divenire, la fede a cui appartiene anche il cristianesimo, e la struttura originaria del sapere, la quale implica l'eternità dell'essenza. Forse la contraddizione è ancora più originaria, perché quando noi parliamo della struttura originaria, cioè del quel sapere che non può essere in alcun modo smentito, quando parliamo della struttura originaria, parliamo di ciò che non è fede, e che d'altra parte implica l'eternità dell'essente. Ecco, vorrei dire al professor Alfieri, quando noi parliamo della struttura originaria della verità, vogliamo parlare. Ma il voler parlare non è già quella fede che è esclusa dalla struttura originaria? E cioè, prima ancora delle grandi forme di alienazione come il cristianesimo, ma nello stesso nostro voler parlare della volontà originaria, in questo voler parlare, non c'è già quella volontà che poi si esprime e nel cristianesimo, e nella tecnica, e nella filosofia? Quindi la contraddizione tra cristianesimo e struttura originaria non è un'anomalia o un'eccezione, è anticipata dallo stesso voler parlare della verità. Il voler parlare della verità non è verità. Non è la verità. Ma avrei da dire tante altre cose al professor Alfieri, ne abbiamo parlato e ho parlato già troppo. Ringrazio anche il professor Azzoni delle considerazioni che ha fatto. Mi pare che abbia chiarissimamente prospettato che quando scrivevo la mia tesi di laurea ero un metafisico classico. Però subito dopo è incominciato quel processo che mi ha portato a vedere nella metafisica classica la matrice dell'alienazione. Loro vorranno scusarmi se sono stato lungo, noioso, se mi sono dimenticato di tante cose, ma ultima cosa e il ringraziamento al pubblico che è qui presente. Grazie. Ho dimenticato una quantità di cose. Adesso.